mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi son svegliato e ho trovato l'imbrato. Chi fuma lo spinello si buca il cervello. Io risposi velocemente, senatore, tu non hai bisogno di fumare lo spinello. Basta la vittoria! Basta la vittoria! Basta la vittoria! Poi un abbraccio a Heidi, a Giuliano, a Elena, e poi cosa vi devo dire brevemente? Avevo 17 anni e un mese in questa città. Nella mia brigata partigiana, dove era comandante mio fratello, ho visto nascere la democrazia. E adesso che sono vecchio, devo vedere morire la democrazia. Giù la testa! Siete voi che dovete salvarla, perché ce l'hanno colpita. A proposito di processi, dalla strada di Piazza Fontana, Brescia, Bologna, in treno, tutte le schiacciate. Ieri mi ha ricordato Borsellino, 20 anni proprio che ci ingannano. Io vorrei ancora vivere. Per quel che riguarda questa piazza, tutto il G8, questo grande grido, questo messaggio, vorrei vedere qui, lo facciamo noi il processo, pacifico. Ci dovrebbe essere qui il ministro Scajola, ministro degli interni di allora, dovrebbe essere qui De Gennaro, capo della polizia, dovrebbe essere qui Manganelli, allora vice capo della polizia. Quindi ragazzi e ragazze, bisogna che troviamo una unità di sinistra autentica. Cosa vuol dire sinistra? Anticapitalismo, antiliberismo. Questo è il punto fondamentale, ma ci vuole unità, compagni e compagne. Questo è il punto fondamentale, siate dei pensanti. Vorrei dire a Idris che io ero qui, questo campo, sì, del 56, ho visto battere la Fiorentina che era imbattuta e noi stasera vogliamo vincere, battere la signora. Sulla testa, dobbiamo dire. Signori potenti, pensate alla disoccupazione, al precariato, la mancanza di tutto, tagli, 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 basta, dobbiamo dire, ma non mi sembra una cinica pretesa di venirci ancora una volta a dire, a prenderci per il culo e dirci che l'unico mondo possibile è il vostro: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, la divinità unetrina idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia sempre a favore del mercato, a un certo momento deterrenza totale, il nemico, no, tutti voi dobbiamo alzare la testa e dire è vero che il male grida forte, oh ragazzi e ragazze, ma la speranza in un mondo migliore sta in voi, è ancora più forte, sulla testa a tutti. C'era una volta a tavola un rabbino e un prete cattolico, e arriva a tavola una bistecca di maiale e il rabbino subito dice al prete cattolico: non posso mangiare. Spontaneamente quello gli risponde il prete cattolico: non sai che cosa ti perdi. Nel congedarsi dopo questa bella cena il rabbino dice al prete: ciao, mi saluti sua moglie. E lui: ma sono prete cattolico, non posso aver moglie. E il rabbino: non sai che cosa ti perdi. Avete bisogno di apparire tutti. Per apparire vi servono le cose, razza di scimuniti e di involucri vuoti. Ma che vi serve il vestito se non c'è dentro l'uomo? Siamo sotto la schiavitù delle tre A. Apparire, avere e appropriarsi. E noi questa piccola comunità che cammina dal porto da oltre 40 anni abbiamo trovato un'altra tre A: accoglienza. Se ti vuoi dichiarare cristiano e non sei accogliente, non dire che sei cristiano. Il bene comune, che a guardarvi sembra non esiste. Tutti noi ormai ci alziamo la mattina: questo mi è dovuto, questo mi è dovuto, questo mi è dovuto. Ma voi vi odiate tutto, perché vi hanno detto, vi hanno conficcato in testa
che ognuno nella vita deve superare, superarsi, deve combattere, vero? Ma quando potrà finire questa favola imbecille dell'uomo che è un essere buono, che crede negli altri e che in fin dei conti è solidale? Voi lo vedete quest'uomo in giro per strada? Io vedo solo bestie. L'unica giustizia è che l'uomo non versi sangue in un altro uomo. Tutto il resto non è giustizia. Chi è esploso una stella, chi è morto in tarda età, chi vive di ricordi e chi ricordi non ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù, resistere è normale quando non resiste. Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Futuro bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Da un lato c'è una strada, con nazisti e guerra, dall'altro c'è un cammino che ci inventiamo noi. Ormai questo destino è solo una caparra, e dove va il sentiero lo capiremo. Rischiamo un'imboscata su un'altra di compagna, cambiare ogni cosa, staffetta e batteria, vivere la scena civile sul campo di battaglia, cronometrare il vento tra ponte e ferrovia. Fate vedere anche quanti lavoratori e lavoratrici precari, in nero, con sofferenze al lavoro, non solo questi, è chiaro, questi fenomeni di assenteismo sono molto dolorosi, molto... molto molto tristi da vedere, però guardate che in Italia pensa solo ai precari, pensa in nero, pensa al lavoro, alzarsi la mattina, che ha i bambini, quindi è una grande occasione proprio di essere consapevoli di questa realtà, che è una ferita gravissima che va curata. Caro Faber, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi, hai vinto, hai fragile, hai perdente. Canto con te tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella e Bocca di Rosa vivono accanto a me nella mia città di mare, che è anche la tua. Anch'io ogni giorno come prete verso il vino e spezzo il pane per chi ha sete e ha fame. Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo, non solo tra le mura del tempo, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'esclusione, nell'emarginazione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dai diamanti non nasce nera, dal letame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, padre, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia dell'amore. È una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni ci stimolano ad andare avanti. Caro padre, tu non ci sei più, restano gli emarginati, i pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. Alla mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh capitano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Io ho visto a 17 anni nascere la democrazia qui a Genova, Genova città libera. Adesso che sono vecchio, erano sui giovani che vengono a portare, a riconquistare, a confermare quello che è partecipazione democratica per la giustizia sociale per tutti. E anche un invito alla mia Chiesa, alla Chiesa, il nuovo Papa Francesco, quindi la povertà, incontro a tutti, un amore fraterno. Io vedo sempre ancora la primavera, tant'è vero che siamo in primavera, quindi vorrei abbracciarlo, ma ha portato una nuova primavera per tutta la città di Genova, in modo particolare per coloro che amano la musica.